Questo programma è offerto da Buona domenica da Canale 8 Palermo e benvenuti a questa edizione del VG8 7 giorni. Abbiamo preparato quelli che sono i servizi più importanti della settimana. Partiamo adesso. Palermo. Giovane si uccide al poligono di tiro. Tragedia al poligono di tiro in via Nave a Palermo. Durante un'esercitazione di routine, un militare di 20 anni si è tolto la vita. Il giovane stava sparando alle sagome quando di un tratto, posando la canna della sua pistola d'ordinanza sulla tempia, ha premuto il grilletto. Il militare è morto sul colpo. Gli aiuti del primo soccorso sono arrivati subito, ma non c'è stato nulla da fare. Solo caos e tanta paura per coloro che si trovavano lì durante la tragedia. In un primo momento i vicini di postazione hanno pensato ad una sparatoria, ma di lì a poche ore si è compreso il gesto. L'ennesima morte silenziosa di una persona che vive in un profondo disagio e malcontento della propria vita. Nessuno dei conoscenti si sarebbe aspettato questo insano gesto da parte del ragazzo. Palermo, la Corte dei Conti contro gli sprechi della politica. L'importo complessivo delle condanne è stato di oltre 12 milioni di euro. Nel merito delle condanne, ha detto il presidente della Corte dei Conti siciliana, Luciana Savagnone, parecchie decisioni sono state emanate in materia di contributi comunitari per spreco di risorse da parte dei beneficiari, ovvero di erogazione di contributi a soggetti privi dei requisiti previsti dalle norme. Tradotto vuol dire sprechi, appropriazione indebita, riciclaggio, corruzione, peculato che fanno rima con mala politica. La politica siciliana viene messa alla gogna dai numeri impietosi emersi finora, ma non è una novità. Da tanto, troppo tempo, la negligenza, nonché la disonestà della classe dirigente isolana, non ha fatto altro che aumentare il gap socio-economico con il resto d'Europa. Urge un netto cambio di rotta immediatamente. Palermo. Auto si scontra contro un albero. Lunedì notte una Lancia Y con a bordo due giovani di 24 anni si è schiantata contro un albero in via Ernesto Basile nei pressi dell'entrata al Parco Ninni Cassarà. Al volante vi era A.C., che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civico di Palermo per un trauma cranico e toracico. Adesso si trova in prognosi riservata. Il passeggero, A.L., è stato invece portato al policlinico, ma la sua situazione fortunatamente non è grave. Il veicolo si è completamente distrutto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due ragazzi dall'autovettura. Le indagini sono condotte dagli agenti dell'infortunistica stradale della Polizia Municipale. Palermo, per 3 anni i bilanci falsi per il CONRES. Dal 2007 al 2009 la società che si occupava della raccolta rifiuti per Palermo e provincia ha falsificato i propri bilanci. A stabilirlo è stato il Tribunale di Termini Imerese che, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni comuni dei 21 aderenti al consorzio, ha giudicato invalidi i 3 documenti contabili per inosservanza dei principi di chiarezza e veridicità. Nella sentenza si legge inoltre che il Congress ha disatteso alcune norme inerenti all'approvazione dei bilanci e non ha predisposto bilanci preventivi annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, limitando così il potere di controllo di ogni singolo comune consorziato. Per uno dei sindaci dei comuni consorziati, il primo cittadino di Bagheria Vincenzo Lomeo, queste sono state le parole. Questa sentenza mette in luce le responsabilità della gestione di un carrozzone che fa gravare sui comuni consorziati un debito di circa 26 milioni di euro, senza contare i gravi momenti di emergenza vissuti per l'igiene urbana. I bilanci del Coires sono stati dichiarati falsi dal Tribunale. Questo traguardo si innesta in una più complessiva battaglia di trasparenza e legalità che sta smascherando i misfatti di un lungo periodo di pessima gestione, le cui conseguenze economiche purtroppo dovranno essere subite dai nostri cittadini. Palermo, ARS, approvata la norma, sì alle città metropolitane. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che istituisce le 3 città metropolitane di Palermo, Catania e Messina
Grazie all'accordo raggiunto dal governo Crocetta e dalla maggioranza con il Movimento 5 Stelle e il nuovo centrodestra. Tra richieste, sospensioni e riprese, solo nella tarda serata di ieri si è arrivata all'approvazione dell'articolo 7 del decreto di legge che sostituisce le vecchie province con i liberi consorzi. La norma prevede che il territorio delle città metropolitane non debba circoscrivere il perimetro alle città di Palermo, Catania e Messina, ma che debba estenderle ai comuni vicini, tralasciando agli enti locali la decisione di rimanere all'interno delle aree o di seguire liberi consorsi. Prevede quindi che il territorio delle città metropolitane si identifichi con quello delle aree metropolitane, individuate con il decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 e dei rispettivi comuni. La riforma ha adesso i contorni di una buona riforma. Dopo 68 anni abbiamo istituito i liberi consorsi e oggi siamo la prima regione italiana a istituire le città metropolitane, in linea con lo Statuto siciliano e la Costituzione, dichiara il capogruppo del PD a Lars Baldo Gucciardi. Il voto a favore del Movimento 5 Stelle e del nuovo centrodestra conferma che le riforme vanno condivise. L'impalcatura della norma, precisa però Crocetta, ha retto. Certamente questa legge è il frutto di una mediazione e io rivendico di essere un politico pronto a cambiare idea. Palermo. È morto Sandro Musco. La sua vita è stata interrotta da un infarto fulminante. Sandro Musco, 63 anni, era docente di storia della filosofia medievale all'Università di Palermo e consulente dell'ex presidente della regione Rino Nicolisi. Ieri mattina, nella sua abitazione a Casteldaccia, si è sentito male. Purtroppo è deceduto mentre veniva trasportato alla guardia medica di Bagheria. Lascia la moglie e 3 figli. Alla famiglia le condoglianze di Canale 8 Palermo. Palermo, il PM Nino Di Matteo. Chiedo trasferimento. Il PM Nino Di Matteo, pubblica accusa del processo Stato Mafia, di seguito alle minacce pervenute da parte del boss corleonese Totò Riina, ha chiesto trasferimento alla Direzione Nazionale Antimafia. Anche Francesco Delbene, PM dello stesso processo, ha inoltrato la stessa richiesta, precedentemente formulata da altri due PM, Antonio Ingroia, che ha lasciato la toga, e l'attuale procuratore aggiunto a Caltanissetta, Lia Sava. Palermo, caos all'AMAT, il presidente si dimette. Si è dimesso Giuseppe Modica, presidente dell'AMAT, l'azienda di trasporto pubblico di Palermo. La decisione potrebbe essere stata generata dalla direttiva del sindaco Orlando che il 18 ottobre scorso diede mandato per la riorganizzazione del personale. A riguardo sarebbero sorte delle divergenze fra Modica e il consigliere Diego Bellia. Ho rassegnato le mie irrevocabili dimissioni da presidente dell'AMAT SPA per insanabili contrasti e incolmabili divergenze con i componenti del consiglio di amministrazione sulle modalità di conduzione e gestione dell'azienda. Sono le parole di un amareggiato presidente. Ringrazio il sindaco Leoluca Orlando per la fiducia accordatami. Sicilia, reintegro importi da sanzione ad alcuni comuni. Le somme trattenute dallo Stato a titolo di sanzione ai comuni di Bagheria, Alcamo, Partinico, Casteltermini, Trapani, Erice, Sciacca, Messina e Tremistieri e Tineo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno saranno reintegrate, cioè restituite. La notizia ha ricevuto definitiva conferma. Il decreto del Ministero dell'Interno, datato 26 febbraio, osserva quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 219 del 16 luglio 2013, che annullò quelle sanzioni dichiarandole illegittime. È con vera soddisfazione che apprendiamo la decisione del Ministero dell'Interno della restituzione della sanzione subita dal nostro comune per il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2011, dichiara il sindaco Lomeo. Mi pare opportuno sottolineare che la caparbietà del nostro comune di essersi opposto alle applicazioni della sanzione è stata premiata con il successo ottenuto solamente dai 5 comuni che hanno seguito la via del ricorso. Palermo. Violentò la figlia che rimase incinta, il bimbo in adozione. Rimase incinta dopo essere stata violentata dal padre. In tribunale la giovane lo ha difeso fino alla fine. Per questo il tribunale dei minorenni non ha permesso alla giovane diciottenne di tenere il bambino con sé, come aveva già tentato di fare portandolo a casa della madre. La sentenza della terza sezione della Corte d'Appello ribadisce il giudizio di primo grado. Il figlio, vittima di tutto questo, sarà dato in adozione. Palermo torna a colpire la banda dell'iPhone. Ieri sera per le vie di Palermo, in via Ruggero VII, è avvenuto l'ennesimo colpo dei ladri d'iPhone.
A pagarne le conseguenze questa volta è stata una giovane donna alla quale, mentre passeggiava, le è stato scippato il cellulare dalle mani. Il ladro, una volta preso il telefono, è scappato per poi salire a bordo di uno scooter che lo attendeva qualche metro più avanti. La ragazza ha cercato di seguire i malviventi, ma con scarsi risultati. A quel punto è andata a sporgere denuncia alla polizia. Pare che questo non sia un caso isolato, ma che dietro ci sia una vera e propria banda dell'iPhone, che, approfittando dell'inattenzione della vittima, sottraggono l'oggetto di interesse. Una moda dunque, quello dello scippo facile, che va avanti da tempo anche dopo i numerosi arresti da parte della polizia negli ultimi mesi. Palermo. Villa Sofia, un medico sospeso. È stato accusato il chirurgo plastico Francesco Mazzola per aver operato una paziente a domicilio senza autorizzazione. Al medico dell'ospedale Villa Sofia è stata inflitta una sospensione dall'incarico di 6 mesi. Secondo la direzione sanitaria dell'ospedale palermitano, il medico avrebbe asportato i tessuti di una piaga da decubito a domicilio di un paziente, poi deceduta, senza avere l'autorizzazione. Da qui il provvedimento disciplinare. Mazzola si difende e da un paio di giorni in replica, tramite comunicati stampa, creando una vera e propria guerra mediatica contro l'ospedale. Lo scontro è finito sul tavolo della magistratura. Mazzola afferma: il mio nome e la mia attività di medico sono stati inopportunatamente accostati all'infausto epilogo che ha riguardato la paziente. Non rimane quindi che attendere con fiducia la conclusione dell'attività di indagine da parte degli organi inquirenti per fare chiarezza sulla vicenda. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, vediamo insieme cosa è successo invece riguardo le province. Casteldaccia, finalmente in manette dopo 4 mesi. È stato arrestato F.P.C., 35 anni, con l'accusa di aver organizzato la maxi rapina all'azienda Amadori, avvenuta lo scorso 28 ottobre a Casteldaccia. Con lui è finito in manette anche il complice R.R., 43 anni, esecutore materiale del colpo. L'ex dipendente, un autotrasportatore licenziato con la scusa di portare dei documenti, si sarebbe introdotto nell'azienda per cercare vendetta. I due fecero irruzione nell'edificio con armi da fuoco alla mano, immobilizzando con nastro adesivo i dipendenti. La rapina fruttò ai due circa 50.000 euro. Le indagini condotte dai carabinieri e dalla procura di Termini Merese, a distanza di 4 mesi, hanno finalmente consentito l'arresto dei due malviventi. Ancora aperto il caso, si cercano gli altri due presunti complici. Bagheria. L'associazione Prospettiva Futura vuole le dimissioni del sindaco. All'assemblea cittadina bagherese convocata dall'associazione Prospettiva Futura, presieduta da Alessandro Iannì e coordinata dall'avvocatessa Brigida Alaimo, è partita una petizione per raccogliere almeno 200 firme da mandare al Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni del sindaco Vincenzo Lomeo. All'incontro ha partecipato parte della cittadinanza che ha indicato come responsabile di ciò che è successo al cimitero, in cui sono state trovate delle bare bruciate con resti umani, l'attuale sindaco Lomeo. Tanti gli interventi dei cittadini. Atanasio Matera, presidente del Consiglio circoscrizionale di Aspra, ha dichiarato: «Lomeo non poteva non sapere». Durante il dibattito ha parlato anche di una morte che lo ha recentemente colpito e la cui ultima ed unica consolazione consiste in un contatto spirituale con il proprio caro al cimitero. Partinico, sorpreso uomo che passeggiava durante gli arresti domiciliari.
Un palermitano di 43 anni, residente a Partinico, lo scorso fine mese è stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per questo motivo è stato condotto agli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno trovato nella giornata di ieri in giro per le vie di Partinico. I militari lo hanno tratto in arresto poiché aveva violato le prescrizioni della misura cautelare. Adesso l'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato al carcere Ucciardone. Monreale, super bolletta da 800.000 euro per il comune. Debito del comune nei confronti della Telecom di circa 800.000 euro. Questo a causa di bollette non pagate per gli anni 2012 e 2013. Il comune ha accettato un piano di rientro per saldare questa super bolletta. La Telecom ha accettato di fare uno sconto al comune di Monreale di circa 100.000 euro. Il comune pagherà un anticipo di 201.000 euro e attraverso rate mensili dovrebbe estinguere il debito il 27 febbraio 2015. Bagheria, furto di abiti, 10.000 euro il valore complessivo. Lunedì mattina, intorno alle 10.30, alcuni malviventi hanno forzato la finestra di un locale di via Aiello, usato da un negozio di abbigliamenti come deposito. Dopo essersi introdotti all'interno hanno rubato giacche, abiti e accessori per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. Erano gli arrivi della nuova stagione primavera-estate. Sul luogo sono intervenuti la polizia scientifica per cercare di trovare impronte utili lasciate dai ladri. Messina, muore poliziotto di Ficarazzi sulla Palermo-Messina, inutili soccorsi. Era giunta all'altezza di Rocca di Capri Leone quando la sua Seat Ibiza ha perso stabilità sull'asfalto, reso viscido dalla forte pioggia abbattutasi sulla zona in questi giorni, sbandando. Si è infranta così contro un guardrail la vita di Daniele Guccione, poliziotto di 32 anni. L'automobile, dopo aver letteralmente sfondato la protezione stradale, si è ribaltata più volte, non lasciando scampo alla giovane forza dell'ordine. I vigili del fuoco e sanitari sono soccorsi sul posto e i medici hanno tentato di rianimarlo, senza ottenere però i risultati sperati. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Palermo-Messina. Sembra che la gente stesse tornando a Palermo dopo aver svolto servizio in Calabria. Non dovrebbero esserci altre auto coinvolte nell'incidente. Bagheria. Un'auto prende fuoco nella notte. Ieri notte in via Cesare Abba, Bagheria, un'auto, un'Alfa Mito nera, che sostava davanti una saracinesca, è stata divorata dalle fiamme. Un passante ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, ma il tentativo pare sia stato vano. Forse per un sovraffollamento di chiamate, il 115 non ha risposto immediatamente. Così il veicolo ha continuato ad ardere per più di mezz'ora. Le fiamme hanno raggiunto una Ford Fiesta che sosteva a fianco. Altra gente si è riunita per strada cercando di contattare i vigili del fuoco che poco dopo sono arrivati per domare le fiamme. Le indagini sono state inviate dai carabinieri di Bagheria. Si attende la regolamentazione tecnica dei vigili del fuoco per poter risalire alla natura dell'episodio. Trabia. Violazione dell'obbligo di dimora. Trentenne arrestato. I carabinieri di Trabia hanno tratto in arresto Cancilla Der, trentenne pregiudicato di origine colombiana, residente a Trabia, poiché più volte sorpreso a violare la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Trabia, con prescrizione di non allontanarsi dalla sua abitazione dalle ore 18 alle ore 6.30. Ai carabinieri ha detto che avrebbe continuato ad ignorare anche in futuro la prescrizione cui era sottoposto, denotando pertanto una perseveranza nel trasgredire le prescrizioni connesse a quella misura cautelare, inflittagli a seguito dei diversi arresti subiti nel corso degli ultimi anni. Al momento, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio. Misilmeri. Prende fuoco una palazzina. Stamattina, intorno alle 6, un incendio è divampato in un appartamento di via Vittorio Emanuele a Misilmeri. Il fuoco, che ha invaso i tre piani della palazzina, non ha permesso alle persone di scappare. Grazie a ben tre squadre dei vigili del fuoco, i poveri sventurati sono stati messi in salvo, facendoli scendere con l'autoscala. Due persone sono rimaste intossicate, ma nulla di grave. Adesso, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, l'abitazione è stata messa in sicurezza. Bagheria verso il dissesto. Incombe l'arrivo dei commissari regionali. Si aprono le porte del comune di Bagheria all'arrivo dei commissari regionali per l'inizio dell'iter di dissesto. Nel testo del decreto Salva Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato invalidato l'emendamento Salva Bagheria.
Per preservarsi da un fallimento di tale portata, il sindaco potrebbe tener conto dell'ipotesi delle dimissioni. All'interno della vicenda, l'inadeguatezza del Consiglio Comunale e l'inefficienza dell'apparato burocratico hanno pesanti responsabilità, ma non tanto quanto quelle di una giunta che con il suo lento gioco ha perso totalmente di credibilità. Nel caso in cui il primo cittadino Lomeo scegliesse di dimettersi, si andrebbe alle urne il 25 maggio. Qui, oltre al Movimento 5 Stelle, quasi nessun altro partito sarebbe pronto ad una campagna elettorale. Il sindaco è stato lasciato solo anche dall'UDC, il suo stesso partito, che non si è nemmeno schierato dopo gli attacchi del Consiglio Comunale. Esiste anche un'altra strada. Due consiglieri comunali, Antonino Arena e Giovanni Amari, attraverso un comunicato ammettono i propri errori e votano la mozione di sfiducia. Non avremmo mai pensato che ci saremmo ritrovati, a distanza di neanche 3 anni dalle consultazioni elettorali, a scrivere un comunicato del genere. Ci siamo candidati in liste differenti, ma nella stessa coalizione e con il medesimo programma, quello di fare un'altra bagheria. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma non pensavamo che quella che poteva essere una vera e propria rivoluzione politica e culturale si sarebbe lentamente trasformata in un molto meno ambizioso tirare a campare, un vivere alla giornata che da giovani consiglieri comunali non vogliamo e non possiamo accettare. Arriva un momento in cui la politica deve essere un passo indietro, arriva un momento in cui bisogna ammettere i propri limiti ed i propri errori, arriva anche il momento in cui bisogna dimostrare amore incondizionato per il proprio paese, anche se questo comporta rinunce e sacrifici. Bagheria ha bisogno di ripartire con forze nuove e con una nuova guida. Bagheria, nuova bufera si abbatte sul sindaco Lomeo. È stata presentata nel pomeriggio del 6 marzo la mozione di sfiducia nei confronti della giunta bagherese capeggiata da Vincenzo Lomeo. Si tratta di un documento firmato da ben 19 consiglieri comunali con l'obiettivo di far presente tutte le manchevolezze della gestione Lomeo in questi anni. Tra i punti salienti si contestano gli aumenti di TARSU ed addizionale IRPEF, la pessima gestione del cimitero comunale con annessa possibilità di infiltrazioni mafiose, cattiva gestione socio-economica del comune. Si dovrà attendere il consiglio comunale, che dovrà tenersi entro i prossimi 30 giorni, il quale metterà ai voti il documento che necessita per l'approvazione di una maggioranza di 20 consiglieri. In caso di approvazione avverrà la decadenza immediata della giunta e l'insediamento di un commissario straordinario nominato dalla regione. Dal canto suo il sindaco Lomeo difende il suo operato e rigetta ogni accusa legata a collusioni mafiose. Caccamo, allarme scorpioni. Alcuni abitanti di Caccamo hanno fatto notare la presenza di piccoli scorpioni nelle loro abitazioni. La notizia ha immediatamente destato un grande spavento a causa della reputazione di questi animali. Fortunatamente in Italia, tra le varie specie di scorpioni esistenti, nessuno è pericoloso per l'uomo. Infatti, a causa del loro ridotto veleno, i loro effetti non sono fatali, ma recano solo gonfiore e dolore. Si nutrono di zanzare, mosche e scarafaggi. Inoltre non temono l'uomo, quindi niente paura. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati da questo secondo stacco pubblicitario, andiamo a vedere cosa è successo nella sezione sport e spettacolo. Altavilla Milicia, rosa in Burgia sul podio ai campionati italiani cadetti di taekwondo. L'atleta altavillese della Gymnasium Club Taekwondo Rosa in Burgia, 3 volte campionessa regionale di combattimento e 1 volta campionessa regionale di forme, ha partecipato ai campionati italiani cadetti di classe A di Taekwondo a Napoli, gareggiando nella categoria pesi massimi femminili 59 kg. Pur essendo alla sua prima esperienza, ha superato i primi incontri accedendo alla semifinale nazionale.
Lì ha affrontato con coraggio la vice campionessa italiana e si è guadagnata la medaglia di bronzo. Importante traguardo quello raggiunto dalla giovane atleta altavillese che ha come prossimo impegno la Coppa Italia squadra nel mese di aprile. Palermo. Ieri il primo memorial in ricordo di Francesco Gippetto. Domenica 2 marzo 2014 presso il Pala Don Bosco di Palermo ha avuto luogo il primo memorial in ricordo al maestro Francesco Gippetto, promotore del taekwondo in Sicilia. Professore di elettromeccanica e missionario laico salesiano, Gippetto da giovane aveva già ottenuto la cintura nera di judo a Torino. Poi, subito dopo la guerra delle due Coree, andò in missione nella Corea del Sud e iniziò la pratica del taekwondo. Rimase in quella nazione ben 8 anni e conseguì la cintura nera. All'inizio degli anni 70 fece rientro a Palermo e aprì la prima scuola di taekwondo. Accolse decine e decine di bambini e adolescenti, togliendoli dalla strada e dalle grinfie della criminalità. Moltissimi giovani, grazie all'opera di Gippetto, frequentarono anche la scuola di elettromeccanica, conseguendo un diploma che li avrebbe aiutati a inserirsi nel mondo del lavoro. All'epoca, presso quell'istituto, non esisteva una palestra così come concepita oggi. Ci si allenava all'aperto, sul cemento. Nell'anno 2002 il presidente federale, dottor Park Sung-jae, concesse al professor Gippetto l'onorificenza di maestro e il riconoscimento ufficiale di cintura nera. Gippetto, negli ultimi anni, prima di ammalarsi, era stato in missione anche in Kosovo, Bosnia e Albania. Il memorial per Gippetto è stato il seme che ha generato tantissime piante che hanno a loro volta creato ottimi frutti, fino ad arrivare ai giorni nostri e al grande movimento sportivo siciliano. Questa iniziativa è stata organizzata dalla SDA Pantera della Polizia, diretta dal maestro Guastella. Alla gara hanno preso parte circa 300 atleti provenienti da tutta la Sicilia. L'evento disputatosi ha goduto di illustri personaggi del taekwondo, nonché i grandi del taekwondo internazionale Yang Gil Park e Andrea Notaro. All'evento era presente anche la famiglia Gippetto. Ficarazzi. Le ficarazzesi in casa domenica contro due squadre di vertice. Appuntamento di volley femminile al Palasport Nicasio Sampognaro di Ficarazzi domenica 9 marzo alle ore 16 ed a seguire alle 18 l'altro match di prima divisione. Partite proibitive sulle carte e in campo per Franco Comparetto e Nino Tribuna. La seconda divisione ospita le Frecce Azzurre Palermo, squadra esperta e pratica d'esperienza. Promettono battaglia Valentina Stassi e compagne, dopo l'arrivo qualitativo di Federica Furia e Chiara Trippodo. Pronte le Frecce dell'Arco della cubana Stefania Genualdi, Chiara Sortino e Monica Stassi e Erika Ruggeri. Tanto lavoro per il libero Sonia Misita. La prima divisione, invece, incontra la prima in classifica, l'US Volley Palermo. Hanno lavorato bene in settimana i liberi Rossella Ferrante e Vanessa Messina e dopo la bellissima presentazione persa ingenuamente alla fine con Villa Abate, Federica Monti e compagne sono pronte a dare risposte e segnali di ripresa al loro allenatore Nino Tribuna. Bolognetta, Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo, in tour. La Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo organizza in collaborazione con il Comune di Bolognetta per domenica 23 marzo dalle 9 alle 13 presso Piazza dei Caduti in Guerra un'intera mattinata dedicata all'arte bianca. Un'altra occasione per insegnare soprattutto alle giovani generazioni i segreti di quest'arte, esclamando «Bambini oggi, pizzaioli domani». Siamo giunti alla fine di questa edizione del VG8 7 giorni che, puntuale ogni settimana, fa il riassunto dei servizi più importanti. Vi ringrazio per la preferenza, vi auguro buona domenica e vi ricordo, come sempre, che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, il canale YouTube Canale 8 Palermo o seguirci in streaming a livello nazionale ed internazionale grazie al sito www.canale8.tk. Adesso vi lascio al meteo e nuovamente buona domenica. Questo programma è stato offerto da
un buon inizio settimana, carissimi affezionati ad ilmeteo.it. Vediamo le previsioni per lunedì 10 marzo. Sull'Italia insistono correnti fresche nord-orientali, mentre è presente una circolazione ancora depressionaria sulla Sicilia e Calabria. Bel tempo primaverile altrove. Ma ecco il dettaglio grafico con Silvia Caravello. Grazie Claudio. Voi con Claudio sentite aria di primavera. Io sento aria di perdita di posto di lavoro. Scherzo, dai, andiamo a vederci il nostro dettaglio grafico. Al nord il cielo continua ad essere poco nuvoloso, un clima mite primaverile caratterizzerà per noi anche questa giornata. Qualche nube in più sul Piemonte occidentale, ma sarà innocua. Anche nelle regioni centrali, specie su quelle adriatiche, il tempo migliora, vedete, con un cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, salvo occasionali piovasche ancora su Abruzzo, vediamo, e Molise. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove sulla Sicilia e la Calabria il tempo sarà instabile ancora, con piogge, vediamo, diffuse, locali temporali sull'isola. Magari il dettaglio grafico non ce lo segnala, però ci saranno, specie sul palermitano e sui settori meridionali. Tempo più soleggiato altrove, migliora su Calabria e Sicilia entro sera con la cessazione dei fenomeni, quindi anche in questo caso avremo miglioramento. La neve cadrà sui rilievi meridionali a quote superiori ai 1100 metri. Venti ancora dei quadranti nord-orientali, settentrionali. Diamo un'occhiata a questo punto anche alle temperature, minime ancora stazionarie su tutte le regioni, comprese, vedete, tra i 4 e i 10 gradi. Durante il giorno il clima sarà mite un po' ovunque, le temperature saranno comprese, vedete, tra i 13 e i 17 gradi un po' su tutte le regioni. Carissimi, la previsione termina qui per il momento. Allora, è scoppiata la primavera finalmente, e con la primavera è arrivato anche il nostro Claudio, insomma, ecco, vero Claudio? Ma dimmi, bellissimo, durerà secondo te questa primavera oppure ci farà uno scherzetto proprio a metà? Chi lo sa, noi siamo qua per questo. Dici che siamo qua per... Sei proprio sicuro che siamo qui per questo? Sei sicuro? Sì, che è sicuro il nostro Claudio. Solo sul meteo.it. Ciao. Ciao. Dove sono?